Ognuno di questi seminari è gestito da un host, che è il padrone di casa, e nel caso di specie l'host è la senior del nostro laboratorio, che è la dottoressa Fumo, a cui lascio la parola per presentare il nostro oratore. Buona partecipazione e benvenuti ancora. Buon pomeriggio a tutti e con immenso piacere che presento la dottoressa Zito Marino, cara collega che si occupa dei riarrangiamenti del GeneAlk in pazienti con carcinoma polmonare. La dottoressa ci illustrerà come è gestito il campione sia istologico che citologico riguardanti i pazienti affetti da questa neoplasia. Per la migliore scelta, la migliore strategia appunto nel testare sia lo stato mutazionale del gene GFR, sia il riarrangiamento del gene ALK, e sia i test che riguardano l'immunoistochimica per dare una risposta concreta sia all'anatomopatologo per la diagnosi istopatologica, sia all'oncologo che sceglie la migliore strategia terapeutica per il paziente. In bocca al lupo, Federica. Allora, salve, buonasera a tutti. Ringrazio innanzitutto il professor Zeppa per l'invito, ringrazio Rosalba per l'introduzione e tutto quanto il gruppo, diciamo, dei colleghi dell'anatomia patologica anche di Salerno. Allora, provo un attimino a condividere lo schermo, non so se mi. Benissimo, adesso credo che riuscirete a sentirmi bene. Allora, il titolo di. Diciamo di questo mio intervento riguarda quelle che sono delle nuove applicazioni, non solo, diciamo, della FISH in ambito dell'anatomia patologica, e diciamo presenterò anche un po' un focus su quella che è la situazione nell'ambito della patologia neoplastica polmonare. Qui vi ho riportato un attimino un po' l'outline del mio intervento, che ho deciso di strutturare in una prima parte di esso, in quella che sarà un overview che riguarda un po' quella che è tutta quanta l'aspetto un po' anche nella parte tecnica del saggio FISH, fino ad arrivare a quella che potrebbe essere clara, cioè, nella fattispecie di quello che è il non Small cell lung cancer, diciamo ponendo un particolare attenzione con quelli che sono dei target terapeutici. Ad oggi, in particolare il riarrangiamento di tempo, oltre verso quello che sarà il nuovo approccio verso un hot tissue che è l'NTRK. E una piccola breve parentesi che riguarda quelli che sono i saggi multiplex nell'ambito della FISH. Allora, vorrei iniziare innanzitutto con sottolineare quella che potrebbe essere l'importanza dell'utilizzo della FISH in anatomia patologica. Allora, ad oggi diciamo che noi ci troviamo ad affrontare quella che è una situazione che riguarda lo sviluppo di pannelli multigenici e quindi diciamo, la domanda sorge spontanea, mantenere un saggio di un unico test su un solo vetrino, qual è il senso che potrebbe avere? Quindi l'indagine FISH, quali sono i vantaggi ai quali potrebbe portare? Innanzitutto per quelli che come me lavorano da un po' di tempo in anatomia patologica, credo riesce facile comprendere quella che è l'importanza di andare a visualizzare un aspetto molecolare in un'architettura tissutale e quindi un po' in tutto quello che è un contesto morfologico, ma questo è un aspetto abbastanza intuitivo, no? Perché magari così come un patologo può fare nell'ambito di un'indagine immunistochimica, la FISH dà questo grande vantaggio proprio di natura tecnica, che è quello di andare a preservare l'identificazione di un'alterazione molecolare in un contesto morfologico. Questo aspetto io credo sia un aspetto importante per diverse ragioni che vanno da un'eterogeneità tumorale, da tutta una serie di cose che adesso andremo ad affrontare un pochino nel corso di questo intervento. Ma vorrei introdurre quella che è proprio la tecnica, quindi proprio alla base, quelli che sono degli aspetti tecnici della metodica. Innanzitutto di che cosa si tratta? La metodica è rivoluzionaria per un aspetto fondamentale, che è quello di andare a poter visualizzare un'alterazione molecolare su vetrino e quindi su quelli che sono dei nuclei interfasici. Questo è uno dei concetti proprio rivoluzionari che ha introdotto questa metodica. Quindi con l'utilizzo di probe marcati con fluorocromi consente di andare ad annidarsi a sequenze target. È successo?
a sequenze target che sostanzialmente ci permette di identificare in campo scuro mediante dei passaggi che poi a livello tecnico non sono, diciamo, di complesso approccio. Va fatta una prima fase che è condivisibile anche con altre tecniche, che è quella di un pretrattamento, per arrivare ad una denaturazione. Ok, quindi ritornando a quelli che erano gli aspetti tecnici, quindi si fa una prima fase di pretrattamento al fine di rendere il tessuto capace di accettare quindi questo probe marcato appunto con fluorocromi e quindi successivamente visibile in campo scuro, ma per consentire quello che sarà un annealing, una sequenza target, il DNA deve essere sottoposto a una fase di denaturazione e una rinaturazione del probe che abbiamo scelto per il nostro saggio con quella che è la sequenza target. E questo procedimento avviene per tutta quanta la notte, quindi diciamo l'ibridazione andrà in un overnight, fino ad arrivare al giorno successivo a quelli che sono dei lavaggi di stringenza che ne consentono quindi l'ottimizzazione di quello che è stata la fase di ibridizzazione al fine di togliere un po' tutto quello che sono degli aspecifici. E poi successivamente quindi una controcolorazione in DAPI. Questa è un po' la tecnica sostanzialmente nei suoi aspetti proprio basic, quindi prettamente legati a quello che è il banco. Il banco, allora, questo è un aspetto molto molto, molto importante, perché fino a pochi anni fa per tutti quanti gli operatori che si occupavano di... Allora, stavo dicendo che allo stato attuale, quindi, siamo entrati in quella che è un'era dell'automazione anche nell'ambito della FISH. Qui vi avevo riportato un po' uno dei sistemi che ad oggi sono presenti in commercio. Sostanzialmente questo ci avvantaggia in quello che è la possibilità di andare ad abbattere un po' tutti quelli che sono i bias operatore dipendente. E quindi ci risulta non soltanto più facile quella che è un approccio tecnico, ma ovviamente la qualità del preparato sicuramente risulta essere molto più intelligibile proprio per l'operatore. Ma effettivamente la FISH quali tipi di aberrazioni è in grado di andare ad identificare? Questi tipi di alterazioni possono essere di natura di amplificazione geniche, delezioni, aneosomie, traslocazioni, e in relazione a quello che è il tipo di alterazione genetica che si vuole andare ad identificare si utilizza una tipologia di sonde. Quindi effettivamente le sonde a nostra disposizione possono essere di diverso tipo, possono essere cromosoma specifiche e quindi andare a fare un painting dell'intero cromosoma, centromero specifiche in grado di andare ad annilarsi alle sequenze alfoidi specifiche di ciascun cromosoma, possono essere telomero specifiche o locus specifiche. In realtà nel nostro caso quelle che utilizziamo in anatomia patologica più abitualmente, sicuramente diciamo le cromosoma specifiche e le telomero specifiche riguardano un pochino più l'ambito prenatale e quindi sono quelle che in effetti non utilizziamo abitualmente nella nostra pratica clinica, mentre invece diciamo le centromero specifiche e le locus specifiche sono in uso nella nostra pratica clinica, in particolare per andare a vedere quelli che sono dei riarrangiamenti o andare a fare per esempio delle ratio con il centromero al fine di andare a discriminare effettivi eventi di amplificazione genica, escludendo magari degli eventi di polisomia. Qui ho portato un attimino delle immagini di quella che potrebbe essere una tipologia di preparato che ci si può trovare davanti con l'utilizzo di questi probe. Ma in effetti l'aspetto importante riguarda un po' il tipo di sonda da utilizzare, cioè quindi la strategia con la quale viene costruita una sonda è importantissima, non soltanto nell'interpretazione che ovviamente è cruciale sapere di quale sonda si tratta, ma in realtà proprio nella scelta della sonda che vogliamo utilizzare per il nostro saggio. In particolare vi ho portato quelle che sono le due strategie di sonda più diffuse per andare ad identificare un riarrangiamento. Mi sono ovviamente concentrata sul riarrangiamento, lasciando insomma gli altri aspetti della delezione e amplificazione, perché nell'ambito poi sarà di slancio un po' per quello che è l'intervento che riguarda il focus nella neoplasia polmonare. Allora, quando abbiamo una sonda break apart, effettivamente che cosa ci consente di andare a vedere? Innanzitutto va
consiste di quello che è un mix di due probe che sono marcati con due fluorocromi differenti, che vanno praticamente, ovviamente qui lo vediamo in orange e in green, che vanno effettivamente ad annidare proprio al nostro gene target a monte e a valle del punto di rottura del gene del nostro interesse. E che cosa succede? Succede questo, che se abbiamo davanti una situazione di integrità genica, troveremo un segnale di fusione. Laddove vi è una rottura proprio, un breakpoint del gene di interesse, ci sarà uno split di questi due segnali. Quindi ci sarà il pezzettino che sostanzialmente target al quale si va a annidare il probe con spectrum green e quello lì al quale si va a annidare quello lì con spectrum orange, che slittano, si allontanano tra di loro. Quindi questo, diciamo, viene detto split del segnale e ci va a dimostrare quella che è una presenza di riarrangiamento del gene di interesse. Effettivamente però, quando utilizziamo questa strategia di sonda, c'è un limite, cioè noi non sappiamo quello che è il partner di fusione di questo gene. Sappiamo che il gene non è più integro, ma non riusciamo a capire quello che è il partner di fusione. Cosa che invece ci consentono di vedere delle sonde che sono invece costruite con una strategia dual color dual fusion. Questa sonda come viene costruita? Anche in questo caso si tratta di un mix di due probe, però a dispetto della strategia precedente, questi due probe che cosa fanno? Vengono costruiti in maniera tale da andarsi ad annidare un probe marcato effettivamente in questo caso con spectrum orange al gene A e un probe al gene B, che fiancheggiano effettivamente i due punti di rottura rispettivi dei due geni. E in questo caso però che cosa succede? Diciamo, a livello proprio visivo di pattern in Fish vediamo un po' l'inverso che vedevamo prima, ovvero se i due geni non hanno subito dei meccanismi di riarrangiamento reciproco, ci saranno due segnali green e due segnali orange che ne vanno a dimostrare l'integrità del gene A e del gene B. Laddove invece vi sarà una traslocazione ed in particolare una porzione del gene A trasmigra e si unisce a quella lì del gene B, che cosa si va a vedere? Si va a vedere un segnale di fusione giallo. Però effettivamente noi possiamo utilizzare questo tipo di probe quando sappiamo esattamente di voler andare ad identificare un tipo proprio di riarrangiamento ben preciso. Cioè, quindi si tratta per una traslocazione che ha identificato in maniera precisa il gene A e il gene B. Era doveroso, diciamo, farvi questa spiegazione, qui vi ho riportato anche un'immagine, diciamo, animata, perché tutto quello che verrà nel prossimo, diciamo, soprattutto per quanto riguarda il focus sulla patologia polmonare neoplastica, è fondamentale comprendere un po' l'utilizzo che se ne può fare di questi probe. Allora, che cosa dire? In effetti la FISH ad oggi quindi può avere diverse applicazioni in campo oncologico, sempre tenendo conto ovviamente di quelli che sono i costi, di un'expertise, un po' dei campioni che abbiamo a disposizione. Però il vantaggio qual è? È che effettivamente può spaziare su quelli che sono numerose tipologie di campioni. Ovviamente campioni fissati in formalina, inclusi in paraffina, campioni citologici, quindi lo si può fare sia su strisci preallestiti o anche su materiale, diciamo, ottenuto da cell block. In altri ambiti lo facciamo, ecco, ora ci vuole nell'ambito del ematologico oppure della prenatale, lo si fa su altri campioni come sangue periferico e tutto, ma in anatomia patologica possiamo utilizzare le tipologie di campioni che abbiamo a disposizione. A livello tecnico volevo sottolineare proprio quella che è l'importanza di avere una buona manualità o mettere a punto un'adeguata tecnica. Ci può uscire effettivamente una FISH come questa completamente muta, e questo può essere dovuto a diversi problemi che possono essere di digestione, della preanalitica che interessa quel campione. Qui ho portato anche degli esempi pratici, un po' di alcuni casi che non lo so, mi sono capitati di avere in routine, come per esempio nella prima immagine vi sono dei problemi relativi al taglio. Qui si può vedere quella che è una sezione, diciamo, su due piani differenti, problemi legati magari ad una cattiva fissazione, un po' proprio alla preanalitica del campione, o problemi di fondo dove magari si potrebbero soltanto anche recuperare questo preparato e aumentare un po' quelli che sono dei lavaggi di stringenza.
invece problemi di digestione dove un pretrattamento con gli enzimi non è ben riuscito. E quindi diciamo è possibile osservare quelli che sono dei nuclei un po' troppo digeriti, bucati, dove la sonda effettivamente viene persa. Ma il problema tecnico in realtà ha direttamente una sua controparte in quello che è un problema interpretativo. Cioè se noi ci troviamo davanti, cioè ho portato un po' l'esempio di quella che è una situazione che ci potrebbe capitare nella pratica clinica, anche con una perdita di biomateriale, un taglio non ben fatto. Cioè noi ci troviamo un nucleo che originariamente dovrebbe essere senza amplificazione, a causa di un cattivo preparato, mal tagliato, potremmo andarlo a definire un nucleo amplificato. Oppure un nucleo con l'amplificazione dove viene persa una parte di questo nucleo, dove potremmo definirlo disomico, o un nucleo disomico dove potremmo andare, diciamo noi, a refertare una delezione. Ovviamente quando ci troviamo in particolare davanti a quelli che sono dei problemi, per esempio, di amplificazione, o anche diciamo di delezione di campioni, è importantissimo andare a fare una particolare attenzione a quello che è il cutoff. Dobbiamo fare particolare attenzione per andare a discriminare se effettivamente quello che vediamo, per esempio in un caso che a noi potrebbe apparire deleto, effettivamente andando a fare un cutoff non è dovuto a quelli che potrebbero essere magari dei limiti tecnici che quindi potrebbero portare ad un errore di natura interpretativa. Ancora, quella che è nella pratica clinica di particolare difficoltà è la gestione di campioni citologici, a maggior ragione vedremo nell'ambito della pratica clinica dei carcinomi polmonari. Questo perché? Perché effettivamente abbiamo poco materiale, però è importante dire che effettivamente dalla nostra esperienza, quando poi si lavora con il cell block, se ben allestito, di fatto è come se al di là un po' di quelli che sono magari i tempi di digestione a cui fare particolare attenzione, non spingerla troppo, perché effettivamente il campione non ha bisogno di un pretrattamento eccessivo. Effettivamente quando ci troviamo davanti a campioni che tiriamo fuori, insomma tagliamo da cell block, in effetti la gestione di questi diventa piuttosto similare e sovrapponibile un po' a quella dei campioni istologici, perlomeno per quanto riguarda l'aspetto e l'approccio tecnico, al di là di quelli che sono diciamo una quantità esigua di biomateriale presente sul campione. Ma effettivamente la FISH come risponde a quelle che sono delle nostre necessità nella pratica clinica? Ci sono diciamo diversi tipi di FISH, quindi con diverse sonde che rispondono a quelli che sono dei quesiti di natura di identificare un biomarcatore che può essere di natura diagnostica, prognostica o predittiva. E noi io qua li ho riassunte un po' così le sonde, quindi sonde che diagnostiche, sonde in FISH predittive, sonde prognostiche e quelle che meno ci riguardano, un po' di monitoraggio della malattia residua, per esempio in caso di oncoematologia in particolar modo. Qui ho riassunto quello che è lo scenario e le sonde che abbiamo a nostra disposizione nella pratica clinica allo stato attuale, quindi dove per ruolo predittivo in particolare si rientra in quella che è un'identificazione dell'ER2 per la mammella. Nel carcinoma polmonare adesso ne parleremo ampiamente, ma ci sono anche sonde con ruolo diagnostico, come per esempio nel carcinoma renale, che ci consentono di fare insomma diagnosi differenziali, dove è particolarmente in uso anche l'utilizzo di sonde multiplex, proprio perché sono un mix di probe che consentono di andare a vedere diversi tipi di alterazioni, lo stesso nel melanoma per andarne a fare una diagnosi differenziale, e invece nell'ambito dei linfomi qui hanno un ruolo che può essere di duplice natura, quindi sia prognostico ma anche predittivo, in visione anche un po' delle nuove classificazioni che sono ad oggi in uso. Ma entrando nell'ambito della FISH del lung cancer, che cosa dire? Allora, questo probabilmente è un discorso che per chi si occupa ormai di polmone è un discorso che si riesce a affrontare veramente con grandissima soddisfazione, e che è quello un po' dell'inserimento proprio e della fadda padrona, quella che è un po' tutta quanta una target therapy e non solo. E fino a un vecchio, cioè parlando con dei colleghi dell'oncologia, dicevano che l'oncologo che in effetti si occupava del trattamento, no, di pazienti affetti da carcinoma polmonare era un oncologo frustrato. Era un oncologo frustrato perché? Perché in effetti
cioè diciamo il massimo della scelta terapeutica che poteva fare era la terapia, diciamo, con chemioterapia, perché la tradizionale visione del carcinoma polmonare andava semplicemente, si basava esclusivamente su quelli che erano, quindi, una visione di natura istologica. Piano piano negli anni lo scenario è cambiato e tutta quanta la parte della target therapy, e non solo della target therapy, ma anche dell'immunoterapia, ormai la fanno un po' da padrona, non dimenticando però che la diagnosi istologica rimane quella lì fondamentale per andare a discriminare anche una scelta di test da andare ad eseguire piuttosto che non. E quindi quella che è l'interazione proprio continua e giornaliera tra il biologo molecolare e il patologo, e credo che in questa neoplasia, ma come in tutte quante le altre, sia di fondamentale importanza per la corretta gestione proprio del biomateriale e anche dei test da andare a test diagnostici, prognostici e predittivi da effettuare. Quindi ad oggi che cosa è cambiato? Questo era un paziente nel 2007, quindi prima linea di trattamento, seconda linea di trattamento, un paziente con carcinoma polmonare, l'unica scelta che aveva, chemioterapia. Questa slide è una slide che diciamo proietto molto spesso e mi rendo conto che tra una relazione e l'altra viene aggiornata, quindi viene aggiornata non soltanto nel numero di inibitori che abbiamo ad oggi a disposizione, ma viene aggiornata anche nel passaggio che fanno. Che cosa significa questo? Nel passaggio che fanno, per esempio, da seconda linea, quindi da pazienti che sono ormai metastatici, fino a diventare approvati in prima linea. Ed è questo per me una conquista, no? una soddisfazione bellissima vedere che si aumenta quella che è la pletora di possibilità e di marcatori che possiamo, diciamo, utilizzare come armi per questi pazienti. In realtà dobbiamo però ricordare che nella maggior parte dei casi ci troviamo il 45% dei pazienti che viene diagnosticato in stadio avanzato e per i quali sostanzialmente l'unico biomateriale a disposizione è il campione citologico, e nel 25% dei casi campioni bioptici che non necessariamente, ricordando un po' anche quella che può essere l'eterogeneità intratumorale che caratterizza la neoplasia anche polmonare, possa essere necessariamente rappresentativo dell'intero tumore. E questa è la situazione del biomateriale che noi abbiamo spesso a disposizione. Quindi da quel po' che abbiamo dobbiamo far uscire tanto, e ovviamente per rispondere a questo noi dobbiamo entrare in un'ottica importante che vede sostanzialmente una gestione del campione, in particolare citologico, molto delicata. Delicata perché bisogna spesso fare diagnosi su quelle poche cellule che si hanno, e quindi è fondamentale seguire un po' la problematica del cutoff da utilizzare anche nell'ambito delle tecniche di biologia molecolare. Ad oggi sono state inserite nelle linee guida approcci molecolari che riguardano in particolare l'ALK, e più di recentemente è stato inserito anche il ROS1. Quindi che cosa dobbiamo andare a sviscerare quando ci troviamo davanti a questi biomarcatori? Allora, lo scenario, diciamo, delle alterazioni che abbiamo davanti è numerosissimo. Io mi concentrerò soltanto su quelli che sono i riarrangiamenti, perché in particolare questi possono essere detectati mediante l'indagine FISH, di cui è appunto oggetto di discussione oggi del nostro incontro, e quindi in particolare ci soffermeremo sull'ALK, ROS1 e RET. In effetti, quando abbiamo davanti quello che è un riarrangiamento genico, noi possiamo approcciare alla detection di questo in tre maniere differenti. Prevalentemente in tre maniere differenti. Se vogliamo andare a guardare il gene, possiamo utilizzare l'indagine FISH. Come vi spiegavo prima, la sonda che andremo a scegliere, se vogliamo soltanto dire questo gene è integro, sì no, è riarrangiato, sì no, utilizzeremo necessariamente una sonda break apart. Dal coro break apart che avevo poco precedentemente illustrato. Se vogliamo andare a vedere quella che è l'espressione proteica
che è associata a quella che è una deregolazione dovuta al riarrangiamento genico, ci possiamo concentrare su quella che è l'immunistochimica, oppure possiamo utilizzare un approccio di natura estrattiva, quindi andando ad utilizzare tecniche che possono essere RNA prevalentemente, non vorrei entrare già sin da ora in questa problematica, RNA based, cioè quindi ci possiamo concentrare al fine di andare a vedere con una real time PCR multiplex, per esempio, anche quelli che sono i partner di fusione, o un NGS RNA based. Ma effettivamente il vero problema qual è? È scegliere quello che è il test adeguato. Che cosa significa? Io qui vi ho riassunto un po' un aspetto importante che passa dall'identificazione di un biomarcatore, studi in vivo, studi in vitro, clinical trials, gold standard, fino ad arrivare alla target therapy. Per noi che lavoriamo in un'anatomia patologica, a mio avviso uno dei più grandi contributi che possiamo anche dare in questa catena è proprio quello lì, al di là di fare un'ottimale diagnosi da parte appunto del patologo, anche come biologi molecolari in sinergia con i patologi, vedere un po' quella che è la tecnica principe per andare a selezionare il paziente che con un determinato tipo di alterazione è elegibile al trattamento. E poi ne vengono un po' tutte quante le fasi successive, meccanismi di resistenza, inibitori di seconda e terza generazione. Allora, quello che vi mostro qui per quanto riguarda l'ACLC lo farò in una maniera un po' più dettagliata. Questo perché? Perché sostanzialmente tutto quanto quello che verrà successivamente, quindi il ROS1, il RET e ancora oltre un hot tissue che è l'ENTRAC, sostanzialmente si fanno forza un po' di quella che è l'esperienza che abbiamo maturato in questi anni proprio per la detection del riarrangiamento del gene ALK. Quando proietto questa slide mi viene in mente il mio lavoro di tesi e forse diciamo è stato proprio a partire da quel momento che ho compreso quella che era la potenzialità che avevamo tra le mani, e cioè non si sapeva esattamente ancora nulla dell'ALK, se non che veniva identificato in pazienti con carcinoma polmonari, e in pochissimo tempo abbiamo trovato questo paziente zero al Pascale che era stato trattato, rispondeva al trattamento, un'amica di una nostra collega, e in quel momento ho compreso proprio la potenzialità che poteva avere il lavoro che stavo eseguendo in quel momento. E la nostra prima valutazione, basata quindi su sonda break apart, teneva conto soltanto di quello che era un pattern classico, e quindi un solo segnale di fusione e un segnale, diciamo, di split. Ma effettivamente, poco dopo da questa prima valutazione effettuata, veniva pubblicato un lavoro dove veniva ribadita l'importanza di quello che era un pattern atipico, che teneva conto quindi di un segnale di fusione e un singolo segnale RED. Questo accadeva nel 2010 e poco dopo è entrato nella pratica clinica, quindi una rivalutazione anche di quei casi che avevano questo tipo di assetto, questo pattern atipico in FISH. E questo, diciamo, mano a mano portava avanti a un expertise proprio nella valutazione di questi casi. In quel momento era in auge soltanto come gold standard la tecnica FISH. Poco più avanti ci si chiedeva quindi ancora se le varianti potessero avere un senso, se bastava una sonda break apart e quindi guardare soltanto il riarrangiamento, oppure se i partner di fusione che mano a mano fiorivano in letteratura potevano avere effettivamente un loro ruolo, ma i tempi erano ancora maturi perché ancora c'erano pochi pazienti identificati, pochi pazienti trattati, e quindi questo, diciamo, non consentiva nemmeno di dare ancora oggi risposte, tra l'altro che come vedremo sono controverse. Successivamente si aveva a disposizione esclusivamente l'immunistochimica che veniva usata per i linfomi, proprio appunto da cui prende il nome anaplastic lymphoma kinase, l'ALK, identificato proprio per la prima volta come riarrangiamento con la nucleoplasmina. Effettivamente avevamo iniziato ad utilizzare quel clone, il 5A4, che come è evidente dall'immagine e come poi ad oggi notorio, effettivamente non aveva proprio riscontro con quelli che erano le possibilità di andare a fare una detection di un aumento della proteina legato a questo riarrangiamento
arrangiamento che portava quindi alla, a una overexpression non fisiologica. Successivamente nel marzo 2018 veniva approvato quindi il clone D5F3 con apparecchiatura diciamo su sistema chiuso con OptiView del Ventana. E questo è diciamo un primo passo importante per l'utilizzo, proprio il confronto della FISH con un'altra metodica che è l'immunistochimica. Quindi questo aspetto qua fa sorgere nuove domande e quindi del possibile algoritmo diagnostico da andare ad applicare nella pratica clinica. Effettivamente ci stava comunque descritta in letteratura già una discordanza di casi rari tra l'espressione proteica dell'ALK e anche dei casi in FISH che non mostravano magari il riarrangiamento. Andando ancora avanti, si è arrivati anche all'identificazione di pattern alternativi, quindi non soltanto più, stiamo parlando sempre della dual color break apart, quindi non soltanto più un segnale fuso con il single red, ma un segnale fuso con il single green. Questo qui, diciamo, di default veniva in automatico refertato come non riarrangiato e basta, e in realtà ancora oggi è così. Però ecco, secondo me ci sono dei casi che quando presentano questo pattern, considerando che l'incidenza dell'ALK non è poi un'incidenza, una frequenza così elevata, no? Cioè stiamo parlando sempre di un 5-8% di pazienti, quindi sostanzialmente quando vediamo questi pattern atipici in FISH, io credo che ne valga la pena approfondire un pochino l'indagine anche con qualche altra metodica, perché in effetti questo studio, in realtà sono pubblicati due studi, in un primo caso lo segnalavano in uno studio più recente del 2019, viene visto che tre pazienti confermati quindi che avevano questo pattern atipico e che confermavano invece un'espressione immunistochimica della proteina ALK, effettivamente hanno risposto al trattamento con crizotinib. E quindi ecco, in questo caso ne vale la pena fare un'attenzione particolare a eventualmente a qualche caso che potrebbe capitare alla nostra attenzione con un pattern atipico single green. E poi diciamo che qui si rientra in una problematica che secondo me è ancora attuale oggi. E come la FISH si può andare a calare in questa problematica? Allora, di fatto io la prima sonda che vi ho citato è che è quella che poi diciamo vediamo essere ricorrente nell'utilizzo delle detection, dei riarrangiamenti genici, sono le sonde dual color break apart. Ora, questa sonda invece che cosa consente di fare? Entriamo un po' in questo spettro, in quelle che sono delle sonde multiplex, perché viene aggiunto un ulteriore probe che andiamo a marcare con un altro fluorocromo, in particolare in questo caso in spectrum acqua, che cosa consente di fare? Consente sostanzialmente di andare a vedere quello che è praticamente il partner di diffusione dell'ALK più frequente, che il gene è ML4. Allora, su questo ci può essere qualche difficoltà interpretativa, ma dall'esperienza che abbiamo nella pratica clinica, sostanzialmente come va interpretata questa sonda? Cioè, questa sonda che cosa consente di vedere? Consente di vedere contestualmente due aspetti. Quando rimaniamo in uno spectrum double, quindi quando guardiamo con filtro doppio e quindi in orange e green, noi la possiamo andare ad interpretare come una banale sonda break apart. Ove mai dovessimo vedere il riarrangiamento del gene, potremmo passare contestualmente subito, cioè immediatamente dopo, in uno spectrum acqua, al fine di discriminare una colocalizzazione di questo segnale con i due singoli segnali orange e green, e questo ci potrebbe far affermare che non soltanto il gene ALK è riarrangiato e quindi non è più integro, ma che effettivamente ha avuto una traslocazione proprio con quello che è il suo partner di diffusione più frequente, che è l'ML4. Ma perché l'utilizzo di questa sonda nella pratica clinica? Allora, ad oggi diciamo non è stata approvata, ecco, dalle linee guida, quindi è una sonda che nella nostra esperienza utilizziamo insomma in casi particolari, effettivamente non la utilizziamo di routine. Però quale vantaggio può avere? Il vantaggio è doppio. Il primo, che ci fa sapere un po' il partner di fusione, che poi di fatto è quello più frequente, ma è anche quello di andare ad identificare quelle che sono
dei casi un pochino più complessi da diagnosticare, perché nel caso dell'ALK e delle ML4 si tratta non proprio di una traslocazione vera e propria, ma si tratta di un'inversione paracentrica. In che cosa consiste? Abbiamo questi due geni che mappano entrambi sullo stesso cromosoma, sul braccio corto del cromosoma 2P, e sono molto vicini. Quindi questo qui rende un po' difficile a volte la detection di questo tipo di riarrangiamento, e questa sonda ha dimostrato, diciamo, una sua sensibilità e specificità nella detection di questi tipi di riarrangiamenti che sono molto, cioè interessano a volte dei riarrangiamenti un po' troppo ravvicinati, che in altri casi possono essere sottostimati. E poi vabbè, capire il partner di fusione, questo l'ho voluto inserire soltanto perché, per rientrare sempre un po' in un aspetto tecnico, perché in effetti se da domani mattina ci svegliassimo e ci dicessero che il partner di fusione con cui arrangia l'ALK è fondamentale, ebbene io credo che un po' nella nostra pratica clinica qualcosa cambierebbe. Ma questo perché? Perché una sonda break apart non potrebbe essere sufficiente e rispondente a quella che è l'identificazione di un partner. Un'immunistochimica ci darebbe una risposta esclusivamente su quella che è l'espressione, però su questo, diciamo, poi si apre un capitolo un po' più ampio, ma probabilmente dovremmo riferirci a qualche saggio come l'NGS per avere risposte anche su quelli che sono i partner di fusione. Partner che, insomma, già in un primo momento, nel 2014, si iniziava a discutere potessero avere delle influenze un po' in base se avevano promotori forti o non promotori forti. Abbiamo aspettato che i dati maturassero, ed effettivamente i dati recenti del 2019 e del 2020 ancora sono dati contrastanti e non ben sicuramente definiti, però ci mostrano un po' delle separazioni, delle curve in base a quelle che sono delle varianti. In particolare qua il discorso da affrontare è un pochino doppio, e cioè sono stata un po' rapida nell'elencare un po' quella che è l'arrangiamento con l'ML4, ma quando l'ALK va ad avere un'inversione paracentrica con l'ML4, lo può avere in punti molto specifici, cioè quel breakpoint che si ha è un breakpoint che può variare come posizione, interessa e conserva sempre il dominio tirosinchinasico, che è quello funzionale dell'ALK, ma può variare quando si va, diciamo, a formare il trascritto chimerico con l'ML4, e questo porta alla presenza di numerose varianti, cioè tra l'ALK e l'ML4, e queste varianti stesse hanno dimostrato avere probabilmente una risposta a trattamento differente. Però questo è un dato, diciamo, ancora non del tutto maturato, e ancora non del tutto maturato, però anche si iniziano a vedere un po' quella che è la risposta anche a trattamenti con inibitori di seconda generazione. Non voglio entrare troppo nel dettaglio, però qui si vede una separazione delle curve andando a dividere i pazienti che hanno una variante ALK ML4 variante 1 o variante 3. Quindi le curve, come vedete, non tanto nel trattamento di prima linea con crizotinib, ma nel trattamento con inibitori di seconda generazione, sembrano separarsi in una maniera abbastanza netta e statisticamente significativa. Quindi questo è ad oggi un discorso prematuro, ma probabilmente in un futuro prossimo potrebbe, essere importante nella nostra pratica clinica, perché poi andrebbe a stratificare anche i pazienti secondo quella che potrebbe essere una strategia in base a partner e varianti di fusione. Entriamo adesso nel discorso di ROS. Prima sono andata un po' rapida su quella che era una slide, ma adesso non ci ritorniamo, che definiva pazienti che hanno il riarrangiamento dell'ALK, pazienti che hanno il riarrangiamento del ROS, pazienti che hanno il riarrangiamento del RET, come subset clinici ben definiti.
In quella slide era un po' riportato anche quelle che erano delle caratteristiche clinico-patologiche che però effettivamente non sempre sono rispettate, non rispettano una regola come se fosse una scienza netta, ma effettivamente abbiamo ritrovato generalmente sono ascrivibili a quelle che è il non small cell lung cancer e adenocarcinoma, addirittura si va a specificare un po' quelli che sono anche dei pattern istologici più frequentemente interessati. Ma questo, pazienti giovani, non fumatori o lievi fumatori, che hanno delle privi di altre alterazioni, perché di fatto queste alterazioni sono generalmente mutualmente esclusive con altre mutazioni driver, come quelle delle GFR, e anche mutualmente esclusive tra di loro, no? Tra questi riarrangiamenti, ma effettivamente questo l'ho un po' superato come concetto, perché bisogna fare molta attenzione, perché può capitare, e sono stati descritti dei casi dove anche uno squamoso può essere interessato da un riarrangiamento del gene ALK. Però ecco, un po' sia a livello di subset clinico e quindi un po' anche con le caratteristiche clinico-patologiche dei pazienti, ma anche un po' per quella che è una struttura e una condivisione della loro omologia, anche un po' proprio a livello di sequenze, il discorso che noi andiamo ad affrontare per il ROS1, il RET, è abbastanza sovrapponibile a quello dell'ALK. Questa slide mi piace tantissimo perché ci fa comprendere anche un po' la biologia condivisa che questi tipi di driver del carcinoma polmonare condividono. E quindi quale? Che possono andare a riarrangiare con diversi partner di fusione, tutti e tre. E poi vedremo, questo lo fa anche un po' l'ENTRAC, di cui ne parleremo a breve. Possono, diciamo, però tutti quanti, e quindi è questo, diciamo, voglio porre l'attenzione sulla conservazione in tutti quanti i casi di quella che è la loro parte funzionale, quindi di quello che è il dominio tirosinchinasico, che fa di queste la formazione poi, diciamo, di prodotti chimerici che sono costitutivamente attivi e che portano quindi una deregolazione di tutti quanti i pathway che a valle, diciamo, della loro via di trasduzione. Il discorso continua ad essere sempre lo stesso, forse quello che diminuisce è un po' la percentuale, perché il riarrangiamento di ROS è un po' meno frequente anche rispetto a quello dell'ALK, aumenta la frequenza quando si vanno sostanzialmente a sottostratificare un po' i pazienti in non fumatori, oppure che sono, diciamo, EGFR, KRAS, ALK, wild type, però il discorso è sempre lo stesso, fino a che si è arrivati quindi all'identificazione di inibitori specifici, come lì avevamo il crizotinib, anche qui si è iniziato con il crizotinib, che di fatto è un dual target, un multitarget veramente, e quindi, diciamo, anche i pazienti ROS con riarrangiamento del gene ROS1 sono responsivi al crizotinib, fino ad arrivare nel 2018 all'inserimento proprio della detection del ROS1 riarrangiato nell'ambito delle linee guida. Qui come fase a che cosa ci troviamo? Allora, la situazione della FISH, anche in questo caso come nell'ALK, la FISH è stata utilizzata come tecnica di elezione, come gold standard, in particolare per la selezione nei trials clinici, quindi anche in questo caso si utilizzava la tecnica FISH con l'utilizzo di sonda break apart, e qui, diciamoci la verità, siamo andati un po' più facili, perché in un attimo abbiamo capito non soltanto che dobbiamo fare attenzione allo split, ma dobbiamo fare attenzione anche a quello che era il pattern atipico del single green, che in questo caso, diciamo, è il single green perché la sonda marcata spectrum green va ad annilare proprio in quella che è la porzione funzionale del gene ROS1. Lì abbiamo il single red, qui abbiamo il single green, ma dobbiamo fare attenzione a quelli che sono i pattern atipici. La situazione dell'immunistochimica in realtà ad oggi ancora non ha... Forse in approvazione questo qui, diciamo, l'SP384, non ne sono completamente certa che l'abbia già raggiunta, ma probabilmente in fase D. Allora, su questo dell'immunistochimica, qui ho riportato un lavoro recente, però bisogna fare, secondo noi, molta attenzione allo score, perché in realtà, cioè, ci sono dei casi che comunque forse...
un po' questo anticorpo un po' sovrastima, cioè ci è capitato di avere dei casi che magari avevano una positività, quindi bisogna fare questo lavoro. Ci dice che vi è una corrispondenza, una sensibilità del 93%, una specificità del 100%, però ecco, con gli anticorpi di ROS1 probabilmente dobbiamo andare ancora un pochino cauti, secondo la nostra esperienza, e quindi abbiamo ad oggi in commercio il D4D6, che è stato il primo clone, e l'SP384. Un aspetto curioso, che poi ritroviamo invece un po' in quella che sarà la situazione dell'Entrac, è che ci sono alcune varianti, in particolare quella che è l'EZR, per esempio ROS1 riportata in questo lavoro, ma anche un'altra, un altro riarrangiamento specifico, che hanno praticamente una colorazione immunistochimica abbastanza particolare, che si differenzia, e anche alcuni pattern atipici single green, che si differenzia quindi dal pattern diciamo tipico di colorazione, cioè dall'immunocolorazione tipica. Passando al RET, come vedete, vi propongo sempre la stessa immagine. Qui sono stati identificati allo stato attuale un po' meno partner di fusione rispetto agli altri, però diciamo un po' il percorso diagnostico e la traslazione nella nostra pratica clinica è sovrapponibile. In realtà ci chiedevano già anni fa dell'identificazione di RET, poi a un certo punto si è interrotta, adesso è ritornata in auge perché diciamo tra i vari farmaci che sono stati testati sui pazienti che hanno il riarrangiamento di RET, in realtà nella maggior parte dei casi, ricordo che all'inizio proprio uno dei primi è stato il cabozantinib, ma come vedete nella tabella in alto, un po' tutti quanti sono nella maggior parte dei casi per RET multi-target, ma veramente multi-target, numerosi target, e quindi all'inizio diciamo non hanno avuto subito successo. Però negli anni poi si è accreditato ed è stato approvato di recente proprio, nel settembre 2020, il pralsetinib, che è appunto un inibitore specifico di RET. Però in questo caso ho messo una postilla qui un po' in rosso, perché non ci stanno particolari indicazioni su quella che è la tecnica, quindi il gold standard di elezione da andare ad utilizzare nella pratica clinica. Sinceramente, allora, noi utilizziamo la FISH, però insomma anche un po' in letteratura, quelle che sono le tecniche di elezione maggiormente usate sono sicuramente l'NGS e la FISH. L'NGS qui gioca un ruolo principale anche in questa fase proprio iniziale, ma probabilmente anche per una questione al di là di specificità, sensibilità della detection, perché probabilmente anche magari alcuni casi vengono contestualmente screenati anche per altri tipi di fusioni. Anche in questo caso non abbiamo perso tempo, e quindi subito, non appena ci siamo resi conto della presenza di pattern atipici, questo è entrato subito come essere approvato nella nostra pratica clinica. Quindi in questo caso si parla del single green, sempre l'utilizzo di sonda break apart. Ripeto, il discorso è molto molto sovrapponibile a quello dell'ALK e quindi a quello pregresso del ROS1. Ci stanno anche l'immunistochimica, onestamente noi non abbiamo esperienza dell'immunistochimica, prevalentemente anche un po' il resto degli studi, la selezione fatta viene fatta prevalentemente su base molecolare, perché l'immunistochimica non ha mostrato, questa immagine è carina e sembra essere anche abbastanza specifica, però non ha mostrato risultati soddisfacenti. Qui ho un po' riportato, ma non entro nel merito, la presenza di percentuali alte di falsi positivi e falsi negativi. Questi sono diciamo un po' i lavori che sono esigui, tra l'altro le casistiche sono veramente esigue. E anche qui inizia un po' il discorso di quelle che sono le varianti di diffusione. Ecco, è come se un po' si entrasse in una sorta di esperienza e già fatta di questa problematica. Quindi vabbè, qua il partner di diffusione più frequente del RET è il KIF5B, e quindi così come differenziavamo in non ML4 ALK, in questo caso diciamo non KIF5B RET, e qui sono stati riportati. Allora, entriamo adesso in un argomento che è veramente di particolare interesse di questi ultimissimissimi mesi,
ultimissimi non troppo direi, perché già parliamo di una situazione che ha un'approvazione del farmaco, quindi si è capito sostanzialmente che le fusioni geniche e quindi queste proteine di fusione nel lung cancer possono giocare un ruolo veramente importante. E qui ci stava un bel elenco di geni fusi, e già nel 2014 compariva tra questi l'ENTRAC1, che all'epoca non avremmo, o almeno forse non avevamo ancora idea, diciamo, potesse rientrare in un target, diciamo, proprio di inibitori specifici. E ancora una volta si ripropone la stessa immagine che abbiamo visto per gli altri recettori, quindi mi sembra di avere a che fare con un discorso abbastanza sovrapponibile. In questo caso di che cosa però, cosa ci troviamo davanti? Allora, si rientriamo un po' di quella che è la famiglia dei tropomyosin receptor kinase. Questa famiglia di recettori fanno capo a questa famiglia quelli che sono tre recettori differenti: l'ENTRAC1, l'ENTRAC2 e l'ENTRAC3. Ciascuno interessato da riarrangiamenti genici che portano in entrambi i casi a quella che dovrebbe essere un'overespressione di questi recettori. In realtà, diciamo, noi questo tipo di alterazione già lo conoscevamo, perché l'ENTRAC3, in particolare con quello che è un partner di fusione specifico, l'ETB6, è tipico di quello che è il fibrosarcoma infantile. Però, diciamo, nel frattempo sono stati descritti questi tipi di alterazioni in numerosissimi tumori, con già numerosissime varianti identificate. E io qua, diciamo, un po' ho fatto anche un riassunto di quelle che sono la frequenza delle alterazioni dei tre tipi di recettori, quindi l'ENTRAC1, il 2 e il 3, nei diversi tipi di neoplasie. Ma effettivamente il lung cancer dove si colloca? Allora, questa è un po' l'incidenza di questi tipi di alterazioni, andandole a distinguere tra tumori adulti e tumori pediatrici. E il lung cancer, effettivamente, cioè qui si possono andare a distinguere quelli che sono tre subset, e li distinguiamo in base a quella che è l'incidenza di questi tipi di recettori. Quindi quelli che hanno minore frequenza dell'ENTRAC, quindi al di sotto del 5%, e in questi rientra appunto l'adenocarcinoma, quelli che hanno da un 5 al 75% e quelli che vanno oltre il 75%. Si capisce bene che approcciare a quelli che sono, diciamo, tumori, insomma, la detection probabilmente potrebbe avere un approccio un po' diverso anche in base a quella che è l'incidenza e la frequenza di questo tipo di alterazione. Per quanto riguarda un po' quelli che sono i dati maturati in letteratura in relazione al lung cancer, sinceramente non ci sono tantissimi dati ad oggi, ma un dato che credo essere molto interessante e che fa aprire uno spiraglio di luce per la situazione un po' del polmone riguarda quelli che sono anche gli isotipi squamosi, perché abbiamo detto che fino ad oggi parlavamo sostanzialmente in particolare, quindi ALK rearrangement, quindi ALK, ROS1, RET, soprattutto associati a quelli che erano gli adenocarcinomi, e quindi in questo caso si apre anche quella che potrebbe essere uno spiraglio per gli squamosi, che sappiamo ad oggi aver avuto uno spiraglio un po' con l'immunoterapia, perché fino a poco tempo fa non avevano, diciamo, nessuna terapia di elezione. Anche in questo sono stati descritti anche carcinomi neuroendocrini, ed effettivamente non sono state descritte delle caratteristiche, delle particolari correlazioni con caratteristiche cliniche patologiche. Vorrevo, diciamo, sottoporre all'attenzione un aspetto che credo essere abbastanza unico per questo tipo di target therapy. È la prima volta, se non erro, che si fa sostanzialmente una tipologia di selezione al trattamento mediante quello che è un basket trials. Che cosa significa? Significa che sostanzialmente non è stato, diciamo, sono stati studiati trials clinici dove vengono buttati un po' dentro diverse tipologie di tumori, ed effettivamente questo sostanzialmente è un trattamento target
istotipo, tumore, istologia indipendente. Cioè basta che c'hai questo intracri arrangiato e puoi essere, diciamo, un paziente eleggibile a trattamento con inibitori specifici. E questo, diciamo, apre un capitolo un po' diverso da quello, diciamo, a cui eravamo stati abituati fino ad oggi, perché erano stati fatti effettivamente dei trials mirati e approvati. Ma come vogliamo muoverci per la detection di queste fusioni? Qui ho riportato, insomma, quello che era lo schema che avevo portato inizialmente, però effettivamente ad oggi il nostro gold standard nella pratica clinica non lo abbiamo ancora effettivamente ben definito. Abbiamo a disposizione le tecniche, ugualmente come avevo introdotto all'inizio, di immunistochimica, di NGS, di FISH, però qui un aspetto proprio fondamentale, biologico, da andare a considerare per scegliere quello che potrebbe essere la tecnica di elezione nello screening è che abbiamo davanti non più un solo recettore, ma tre recettori. Quindi se non affrontiamo questa problematica con una tecnica multiplex, in questo caso dobbiamo andare ad utilizzare tre assay differenti, quindi tre FISH con tre sonde break apart differenti, e insomma cambiano un po' le situazioni. Se vogliamo utilizzare quella che è una situazione di immunoistochimica, e ad oggi in commercio sono ad oggi in commercio diversi tipi di situazioni che vengono, diciamo, rientrano un po' sotto il nome di quello che è un anticorpo PanTrac, PAN proprio perché ci va a dire che vi è una deregolata espressione di questi recettori, senza andare a discriminare effettivamente se si riguarda di un riarrangiamento genico dell'intrac 1, dell'intrac 2 e dell'intrac 3, fino ad arrivare metodiche quindi di estrattiva. E effettivamente ad oggi diciamo però che nei trials clinici hanno dato proprio il contributo nella selezione dei pazienti, sono stati fatti, io insomma ho visto un po' come erano stati disegnati, ma prevalentemente l'NGS e in alcuni di questi la FISH, però prevalentemente l'NGS, diciamo, tra tutti quanti. Qui ho fatto un po' il riassunto, diciamo, di quelli che sono i trials clinici e anche un po' quella che è la situazione nel polmone. Ma effettivamente quando si entra nel concetto dell'NGS sicuramente è un approccio vantaggioso sì anche rispetto alla FISH per quanto riguarda l'identificazione di quelli che sono pannelli magari ecco già precostituiti, quindi sostanzialmente ci consente di andare a fare un'analisi anche proprio di diversi target, e quindi sono tecnologie ormai output, quindi abbiamo uno stravolgimento, però effettivamente va ricordato molto spesso che hanno una difficile traslazione proprio nella nostra pratica clinica quotidiana, proprio in una routine, nelle nostre necessità quotidiane. Molto spesso questo diventa un approccio un po' difficile, al di là di questo di quella che potrebbe essere magari la perdita di alcune varianti rare che magari in alcuni casi sono risultate essere, diciamo, più facilmente identificabili con altro approccio. E però quando ci troviamo davanti a fusioni sicuramente non possiamo non scegliere l'NGS RNA based piuttosto che DNA based, ma su questo diciamo rientriamo proprio in un altro argomento che esula un po' da quello che è proprio il focus della FISH. Come accennavo, quindi tre FISH, tre assay con tre sonde break apart, ma sono tre test differenti, perlomeno allo stato attuale. Abbiamo imparato la lezione. Dobbiamo capire ad oggi quella che è la corrispondenza, come abbiamo fatto per l'ALK, per il ROS lo stiamo facendo, tra il PanTrac e le indagini FISH. Tra quello che è l'algoritmo che nella nostra pratica clinica potremmo più facilmente perseguire, così come abbiamo fatto per l'ALK. Quindi se vogliamo approcciare in base a quella che è l'incidenza dei tumori dell'Entrac, alcuni vanno a proporre proprio questo, quindi tumori con alta frequenza versus tumori con bassa frequenza. Vogliamo mandare tutti quanti in NGS? Vogliamo tutti quanti fare un PanTrac come screening? Che corrispondenza ci sta tra il PanTrac e la FISH? Quindi questi, diciamo, sono gli open issue che un po' diciamo si rimarcano. Però ecco, quando per essere rispondenti un po' a quello che è stato il titolo di questo seminario, nuovi approcci. Allora, la paura un po' è che
col passare del tempo la fish, ecco, possa diventare un pochino obsoleta nel suo tempo. Questo perché? Perché ci troviamo davanti a una serie di tecnologie, proprio di alta tecnologia, output, ormai qua, diciamo, da una pochissima quantità di acidi nucleico estratto tiriamo fuori dei pannelli importanti. Quindi la fish un pochino, diciamo, il vantaggio, come dicevo all'inizio, che ci dà per chi lavora in un'anatomia patologica, sostanzialmente anche un po' una conservazione di diverse, al di là, diciamo, di quella che è la detection di alcuni tipi di aberrazioni proprio specifiche, come può essere, non lo so, anche un non lo so, un R2 della mammella che ormai, diciamo, ha fatto storia, ma anche, diciamo, per gli arrangiamenti complessi, dove magari in alcuni casi l'NGS non riesce a detectare. Però ecco, la fish e le persone anche che sono utilizzatori della metodica dovrebbero, secondo me, darsi un po' una svecchiata per quanto riguarda la possibilità di utilizzare approcci multitarget. Che cosa significa? Significa che un approccio multitarget potrebbe essere di aiuto. Qui ho messo un po' il maialino del risparmio economico, ma questo è un po' relativo. Io pensavo più che altro a tutti quanti le risposte che ci vengono ad oggi chieste, a partire in particolare, ecco, proprio il focus del polmone da una quantità di biomateriale che è esiguo. Ma questa fish multiplex, io prima ho mostrato un po' quella che era un approccio con, cioè, una fish multiplex in cosa consiste sostanzialmente? L'utilizzo di più sonde marcate, diciamo, diversamente, che ci consente di andare a discriminare quelli che sono più target in un unico approccio tecnico. Ma io qua sotto vi faccio vedere anche, questo è un esempio di un Eurovision, cioè ci stanno tantissimi colori, quindi al di là dell'expertise dobbiamo anche capire se questo effettivamente ne vale la pena, ma io credo che in alcuni casi può essere molto rispondente a delle necessità che abbiamo nella pratica clinica, facendo molta attenzione effettivamente anche al cutoff da utilizzare, all'interpretazione. Ma un esempio, ecco, che qui facevo: come si può costruire una sonda multiplex? E questo è il caso, diciamo, emblematico. Una sonda multiplex, per esempio, può essere quella lì che potrebbe trovare applicazione nella pratica clinica proprio nel carcinoma polmonare, per l'identificazione in un unico approccio del riarrangiamento di ALK e del riarrangiamento di ROS1. Noi potremmo costruire un saggio multiplex servendoci di due proprio approcci mentali differenti. Allora, il primo che vedete sulla destra è l'utilizzo di 4 probe con strategia, e in entrambi i casi dual color break apart, ma 4 probe di colori diversi. Cioè, per l'ALK posso utilizzare probe marcato in orange, probe marcato in green, e andrò a vedere, come vi avevo spiegato, il classico, quello che, di cui ne abbiamo discusso finora. Per esempio, per il ROS1 potrei marcare i due punti, diciamo, che annilano a monte a valle di rottura del breakpoint di ROS1 in spectrum blu e in spectrum gold, e andare a vedere un pochino tutti quanti questi colori. Una tecnologia che io invece ritengo interessante, e quindi sostanzialmente qua basta cambiare gli spettri in cui viene letto, però forse ha un'interpretazione un pochino più complessa, tant'è che in alcuni casi c'è la necessità di essere supportati da meccanismi di automazione, quindi da scanner automatici, e ovviamente non in tutte le anatomie patologiche ci sta questa possibilità. Una tecnica abbastanza, diciamo, secondo me una strategia di sonda, non lo so, che vedo abbastanza spendibile nella pratica clinica, è quella di conservare negli stessi spectrum orange e spectrum green quelli che sono i due probe che abbiamo visto finora, con un'innovazione in più, andandoci a colocalizzare per uno dei due biomarcatori delle sonde marcate in spectrum aqua. Che cosa significa? Significa che, in particolare, questo accade per una sonda che può far vedere contestualmente il riarrangiamento dell'ALK e del ROS1. Che cosa significa? Significa questo, che
in un primo approccio io vado a fare una valutazione soltanto in uno spettro di emissione di luce fluorescente double, cioè in green e orange. Se guardo quattro segnali di fusione, vado avanti tranquillo, perché posso dire che entrambi i miei due geni target sono wild type. Ove mai in segnali in uno spectrum double vado ad osservare uno split, oppure un single red o un single green, questo è suggestivo di quella che è un'alterazione di due dei miei due oncogeni target, di uno dei due. E poi vado a fare una differenza e una discriminazione di quale tipo, di quale dei due si tratta, andandoci a fare una visualizzazione in spectrum aqua. Forse questa parte, diciamo, per chi non fa proprio FISH giornalmente, abitualmente, potrebbe sembrare un pochino più complessa. Però ecco, io credo che questo potrebbe avere il suo ritorno, ecco, come riportavo, in quella che potrebbe essere una situazione proprio di campioni citologici, dove a volte non ci basta, ci viene a mancare proprio quella sezione, e che potrebbe invece privare proprio in quel contesto il paziente di una chance terapeutica. Io ringrazio tutti quanti per l'attenzione e ringrazio, diciamo, tutti quanti i miei colleghi con i quali lavoro nella quotidianamente, e quindi, diciamo, con i quali ci scambiamo supporto e con i quali si vive un'interazione molto forte proprio tra biologo e patologo. Grazie a tutti. Allora, ringrazio la dottoressa Zito Marino per la sua chiarezza nell'esposizione di un argomento molto ostico e complesso. Prego chi vuole fare domande alla dottoressa di scrivere nella chat, in modo che non apriamo tutti quanti il microfono per non generare interferenze, e giro io la domanda alla dottoressa. Grazie. Nel mentre che qualcuno scrive la domanda nella chat, volevo fare io una domanda a Federica. Sì. Senti, allora, una domanda insomma più pratica che teorica. Allora, siccome il test di immunoistochimica ha un costo sostenibile rispetto al test FISH sicuramente, ed è più facile laboristicamente parlando svolgere un test di immuno rispetto a quello FISH, in quanto anche di tempistica che occorre, oltre poi alla difficoltà nell'interpretazione del dato FISH con la lettura e con la gestione di quello che è poi il risultato in termini di percentuale, oppure nel caso in cui c'è bisogno di fare una seconda lettura da un secondo operatore. In quali casi tu decidi di testare lo stesso materiale che è stato sottoposto al test di immunoistochimica, decidi di procedere con il test FISH? Cioè, nel caso in cui esce una positività di membrana della proteina ALK, fai, diciamo, per concordare il dato di immuno, procedi col test FISH comunque, oppure procedi solamente nel caso in cui il dato dell'immunoistochimica è dubbio e quindi c'è bisogno di confermare se c'è o meno il riarrangiamento del gene ALK? Allora, io sono proprio onesta, lasciando perdere un po' quella che sono magari la linea guida, l'approvazione e tutto quello che, diciamo, è interconnesso. Secondo il mio punto di vista, allora, i casi che hanno una dubbia positività in immuno, noi ce ne abbiamo. E diciamo, noi lavoriamo veramente fianco a fianco col patologo, e il patologo, devo essere onesta, laddove vede delle focali positività oppure una positività che non lo convince, lo mandiamo in FISH. Quindi, diciamo, se va a cadere ogni discorso di cutoff, di costo, va a cadere un po' tutto, anche perché secondo me, ecco, per quanto è la mia visione, trattandosi di un subset abbastanza esiguo di casi di carcinoma polmonare che possono riaggirarsi da un 5-7% massimo di casi di non small cell lung cancer che possono essere, diciamo, riarrangiati, io credo che ne valga la pena consumare un test in più al fine di però fare una selezione adeguata di quel paziente a un trattamento con inibitori specifici. Certo, c'è anche da dire che
anche a noi è capitato, una discordanza anche tra l'immunistochimica, quindi l'espressione immunistochimica, e la FISH dell'ALK. E questo rimane comunque ancora un cruccio aperto, perché in effetti sono descritti in letteratura, ora qua riportare i lavori non era... il momento, cioè, proprio era veramente troppo lungo, però ci sono casi immunonegativi, FISH positivi, che hanno risposto a trattamento, e ci sono casi FISH negativi, immunopositivi, che hanno risposto al trattamento. Quindi diciamo, la biologia purtroppo, quando ci sono dei casi soprattutto di discordanza così specifici, io credo che vada indagato un pochino più a fondo. Questo perché? Perché è finalizzato a non perdere quel paziente per quel trattamento. Però ecco, in linea di massima nella pratica clinica, credo che rivolgersi a un secondo test sia una scelta da operare esclusivamente in casi dubbi. Io così, diciamo, noi così la gestiamo tendenzialmente. Ok, c'è qualche domanda? Nel mentre che non leggo solo dei ringraziamenti attualmente, un'altra domanda allora ti faccio. Sì. Io ti è mai capitato, visto che sono mutazioni GFR, riarrangiamento di ALK e di ROS1 mutualmente esclusive, ti è capitato qualche caso in cui è GFR mutato e ha avuto il riarrangiamento di questi due geni, di uno dei due? Sì, assolutamente sì, e ricordo anche un caso, diciamo, che poi abbiamo inserito tra l'altro in un lavoro, ce ne sono vari descritti in letteratura, quindi questo, l'essere mutualmente esclusivo è una definizione, secondo il mio punto di vista, relativa. Questo è ascrivibile sia per quanto riguarda la mutazione di ALK e probabilmente per quanto riguarda tutto il resto. Nel nostro caso, questo paziente che cosa aveva? Aveva una mutazione dell'858R per le GFR e invece aveva un riarrangiamento dell'ALK. Ricordo bene il caso, perché questo caso aveva però anche un'eterogeneità, cioè aveva un'espressione dell'ALK sia in FISH che in immunistochimica, era un adenocarcinoma misto, si localizzava in particolare in quella che era l'area solida. Invece per le GFR aveva sostanzialmente una espressione, diciamo, dell'alterazione, perché all'epoca la facemmo anche con l'anticorpo, anche se poi, diciamo, gli anticorpi mutazione specifica per le GFR non hanno avuto un seguito, aveva un'espressione eterogenea e aveva eterogenea anche l'espressione molecolare. Quindi sì, credo che biologicamente è una cosa che ci è capitata a noi nella pratica clinica e ci sono dei casi descritti, quindi effettivamente questo essere mutualmente esclusivi è un parametro a cui facciamo fede, secondo me, a livello didattico e a livello descrittivo, ma nella pratica clinica possiamo riscontrare un'alterazione anche in subset non previsti, ed è capitato e sono descritti anche casi di squamosi. Io personalmente non l'ho mai trovato uno squamoso, anche perché non venendo chiesti, se non si trova per ricerca, secondo me è un po' più difficile beccarlo, però anche questo, diciamo, è descritto. Grazie. C'è qualche domanda? Non vorrei trattenerti oltre il dovuto. Spero di essere stata chiara e insomma, per effettivamente, diciamo, parlare poi di una tecnica un po' più nel dettaglio, spero che insomma sia stata abbastanza esplicativa nel descrivere un po' queste sonde, soprattutto le multiplex, che è un approccio un po' più complesso. E niente, io vi ringrazio per avermi invitata e saluto. Ciao Federica. Ciao, ci vediamo presto. Grazie ancora. Ciao. Ciao. Buon lavoro.